dell'intero impianto accusatorio relativo al fallimento di Sogesa, la società che gestiva la raccolta dei rifiuti nei comuni di Giulianova, Bellante, Roseto, Morodoro, Notaresco e Mociano, al termine dell'udienza preliminare davanti al GUP Domenico Canosa, resta in piedi solo la parte sulla presunta bancarotta preferenziale contestata all'ex presidente del CDA di Sogesa, Gabriele Di Pietro, e all'ex amministratore delegato di Sogesa, Giovanni Marchetti, per i quali è stato disposto il rinvio a giudizio con la prima udienza del processo davanti al collegio fissata per il prossimo 20 settembre. Crollate invece le accuse per gli altri sei imputati, tra cui due consulenti che avevano chiesto ed ottenuto il rito abbreviato, con il GUP che ha disposto il proscioglimento perché il fatto non sussiste per i tre membri dell'allora CDA di Cirso e Sogesa, Angelo Di Matteo, Diego De Carolis e Andrea Ziruolo, e per non aver commesso il fatto per il presidente del CDA e amministratore delegato di Deco S.P.A. Paolo Tracanna, e l'assoluzione perché il fatto non sussiste per i due consulenti Mary Pistillo e Lorenzo Giammattei. Sul tavolo la sorte è toccata a Sogesa, che è nata come società mista pubblico-privata, era fallita appena 8 mesi per essere diventata una società a capitale interamente pubblico in seguito all'acquisto da parte di Cirsu delle quote di AIA, società del gruppo Deco. Ed è proprio in seguito alla trasformazione di Sogesa in una società a capitale interamente pubblico che, secondo l'accusa, era iniziato l'iter che aveva successivamente portato la società al fallimento. A far partire le indagini circa 2 anni fa era stato un esposto dell'allora presidente Cirsu, Angelo Di Matteo, con cui si chiedeva di indagare sui rapporti tra Sogesa e il socio privato nel periodo 2007-2010. Indagini che all'inizio avevano portato all'iscrizione del registro degli indagati degli ex presidenti del CDA del consorzio, Luciano D'Amico e Lunella Cercuoni, la cui posizione a maggio 2016 era stata archiviata, archiviazione chiesta dalla stessa Procura di Teramo.